Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andrelink e bentornati su Mitopia. Dopo aver sconfitto il Duca del Mare ed essere arrivati a Viaggia là, dobbiamo continuare il viaggio e scoprire dove dirigerci, perché il Duca del Male si è rivelato essere una forma di energia maligna che si è impossessata di Aslofar. E ora è il Gran Duca del Male, più cattivo, quindi non lo so. Chiediamo aiuto a Benson per capire dove andare. Ehi là, come butta? È la prima volta che vedo la tua faccia da queste parti. Sì, sì, sono qui perché devo fare delle cose. Hai detto che cerchi Granduca del Male. Ah, già, ora ricordo. Lo chiamano Granduca del Male Aslofar. Ora ricordo, non è che sia passato chissà quanto tempo. È una specie di versione 2.0 di Gianni. Ma Gianni in realtà era un duca normalissimo, non si sa che cosa ha fatto. Qualcuno in città può saperlo però. Dunque, lui non sa nulla, ma è la guida. Questo qui forse ha delle missioni cuoco comico. Senti, hai mai sentito parlare dei mitici hamburger? Pare che si trovi una strambogna. E dicono che abbiano un sapore davvero unico. In quanto poco devo assolutamente provarne uno e vai a strambogna. Ho un po' di paura a viaggiare senza compagnia. Ti andrebbe di venire con me? Ah, ok, ci dà anche 1000 monete. Ma posso accettare anche altre missioni nel frattempo? Che succede? L'abominevole mostro delle nevi sparge il panico sulla cima nevosa. Tutta la gente è in pericolo. Vorrei poter fare qualcosa per aiutarla, ma non credo di riuscirci senza aiuto. E quindi devo dare una mano anche a lei. Ok, ci dà roba buona da mangiare. Ah, quindi posso accettarne solo una per volta. Va bene, ho capito. Allora, quindi devo fare un po' di missioni, ma un po' per volta. Lei sa qualcosa? Melanie, ladra oratrice, brava. Questo è un posto incredibile, non trovi? Vengo dalla provincia. Forse non mi sa e dice. O mi faccio troppi problemi. Va bene, sei pazza. Questo, la morte, la morte. Va bene, andiamo a fare la missione con la sacerdotessa, vai. Cima nevosa, che è proprio il punto dove dovevo arrivare. Non è proprio questo il punto, perché queste qua cima nevosa, io devo andare alle terre a nord. Che, ah, gelossa. Ovviamente gelossa. Il team ora l'ho, insomma, un po' cambiato, perché beh, gli altri sono arrivati a un livello piuttosto importante, loro ancora no. Guarda, è illuminato, è tutto bianco qui. La neve è così morbidosa. Già, soffice e leggera. Facciamo degli angeli di neve. Yuppie! Al massimo che può fare lui è un fiore. Oh, mostri nuovi? Dai, eh. Dai che si va. I pinguinotti! Pinguillo. Vediamo quanto sono forti. Ah, abbastanza. Sta facendo una palla di neve, Gibanian. Ma che becco hanno? Ragazzi, però, la sacerdotessa sa il fatto suo. Oh, mi dai una mano? Bravissimo. Ah, attacco davanti e dietro. Vai, gli sfondiamo il gruppone. Abbiamo vinto facilmente, eh. Forziere, sperando che non ci sia un nemico, succo di rane. Non mi fiderei. Andrelink è una celebrità? Non proprio. Abbiamo anche dei pupazzi di neve. Ma sì, tanto, uno in più, uno in meno. Ma mia... Ah, ok. Stavo per dire, ma sono un po' troppo tosti i nemici, o mi sbaglio? No, no, non troppo. Oh, cresce l'amore. Che bravi. Aia. Ora, il Minotauro è diventato un nemico standard. Però non mi fiderei molto, perché attacca di continuo, attacca. Ah, tra l'altro ora arriviamo a 1500 facce, quindi ricompensa. Cos'è? Come nessun effetto. Signorina, che combina? Andiamo verso il tesoro. Che belle le strade a scelta multipla. Certo, alcune volte possono essere un po' irritanti, perché ti trovi a dover fare più volte lo stesso livello, però... Ah, emergenza. Ecco, ora succedono anche ste cose. Che si ammalano. Alcuni mi si ammalano. Per diversi turni, poi. Attenzione, stella cadente, esprime un desiderio. Nemico. Voglio un nemico forte da affrontare. Malignino? Una trappola, sì. Ah no, un coso che dà soldi, bene. Oh, Borghese si è ripreso intanto, yeah! Possiamo portarlo di nuovo in squadra con noi. Oh, e dunque. Signorina, siamo arrivati al suo punto di interesse. Chissà quale sfida interessante ci attende ora, eh? Sì, Gibagna ha mangiato l'aglio, bravo illuminato. Chi è? Gorillone! È lui, l'abominevole mostro delle nevi. L'abomine, l'abomave, l'abomina... Vabbè, quello lì.
Non è che è tanto difficile da dirlo, abominevole. Sì, gorillo. Yeti era più facile, no? Vabbè. Attacco proditorio, no? Mi nascondo. Ehi, dove sono? Sono scomparso. Boia, che botta. Ah, ok, vabbè, sì, illuminato c'ha una buona difesa, devo ammetterlo. Mette sul rene, proprio glielo squarciamo, così casca a terra. Ragazzi, non date mai le botte sui reni. Non lo fate mai. Ora che l'ho detto, tutti quanti da darsi botte sui reni. Non si fa, fa molto male. Molto, molto, molto. Noi tra amici lo facevamo per divertirci, ma piano. Cavoli però, attacco proditorio, ora che ci penso, non gli ha fatto nulla. Ok, si è curato Borghese, bene. Vai, doppio. Io sempre sul groppone colpisco. Ma Gibanian è mezzo congelato? Che non ho capito, è tutto mezzo. Cavoli, è tosto sto Yeti. A parte che sono i mostri a essere più forti. Vabbè, salvaria. Sì, ma non per qualcosa, perché è congelato. Poi pepiere. Ci servono ora, Ah, flambé? Oh, sciogliamolo, va. Ah, non gli ha fatto nulla. Ok, Gibanian è tornato. Salvaria, prendiamolo. Oh, nuova abilità, attenzione, cucina professionale. Che fa? Un bel passato di verdure. Fritto misto. Ah, delizia. 80 PS che neanche ha, tra l'altro. Senti, Yeti, dai. Dai, chicco. Vai, illuminato. Buono. Ci bagna, attenzione. Si prende uno schiaffone. Dai, vedi, così si fa. Con doppia capriola all'indietro. Oh, finalmente. Quanto duro sto Yeti. Quanto duro. Gorilla teine, che sono sempre buone. Ci è mancato poco. Povero abominevole mostro delle nevi. Qualcosa mi dice che era una creazione del Granduca del Male. La malvagità di Aslo farà da limiti. In ogni caso, ecco qui la tua ricompensa, grazie di tutto. Le nostre storie si separano qui. Non sto parlando così perché ha la voce molto alta, quindi il timbro, no? È molto leggero. Non so se c'è leggero o alto, comunque. Ah, il fotografo, no. Carina, carina, prendo. Vai. La prossima missione sarebbe di accompagnare o Indiana Jones di Mitopia, Dante, oppure fare l'altra missione che volevo fare prima di questa, che poi ho cambiato, vabbè. Non lo so, vediamo. Bene, eccolo qua, Flavio, il buon gustaio. Che cosa ci fai provare oggi? Allora, questa cos'è? Un minestrone? Zuppa calda? Ah, generico. Buon appetito! Grazie! Quindi si parte per Strambonia, giusto? Eccola qua. Un'altra volta Mr. Quiz. Stavolta ho detto giusto il nome. Ah, però dai, non è male Strambonia. Oddio, quei frutti strani non sarebbe male provarli. Tipo angurie a sapore di lampone? Angurie che crescono sugli alberi? Se ti cascano in testa. Bella, non è? Che c'è? Il cielo ha un colore stranissimo, ok. Beh, siamo a Strambonia. I frutti sugli alberi sembrano dolcetti. È vero, dovremmo assaggiarli. Deve essere la linfa che cristallizzando si forma dei dolcetti. Strambonia è un posto meraviglioso. Sì, può essere. Vediamo che nemici ci sono qui. Ancora nulla? Ok. Ora un nemico ci vuole proprio per intostarci per benino, dai. Vediamo un po'. Pane. No, proprio no. Ragazzi, non è pensare male, è che te lo fanno vedere in quella maniera. Cioè, dai. È fatto apposta. Allora, a volte lo fanno apposta, a volte no. Però stavolta non ditemi che non è fatto apposta, dai. È grave. Tesoro? Oh, nemico, accidenti. Sarà malignino? No. Ah, che schifo. Oh, cavoli. Un'altra emergenza ora, che succede? Bob Ross. Vabbè, tanto non facciamo l'avventura con lui, quindi va bene. Vai, subito Mr. Quiz, ci rifacciamo della scorsa volta, dai. Sì, ho voglia di divertirmi, dai. Mischia forzieri, ehi, nuovo? Vediamo un po'.
Ho solo un tentativo. Dai. Questo. Andiamo dal gourmet allora. Poi la strada qui è corta a quanto pare per arrivare dal nemico interessato. Oh, cos'è? Una specie di frittella o crespella? Cosa ci dai oggi, Flavio? Mister Espella. Vabbè. Mister Espella, sì. Andiamo qui, dai. Prossimo livello, quindi, è dove c'è il nemico. Bene. Oh, attenzione. Veniamo teletrasportati? Ah. Mi sembrava troppo facile, infatti. Era troppo vicina, infatti, la zona. Strano. Infatti, quando ho visto quei cosi per terra che giravano, ho detto, non è che sono dei punti di teletrasporto. E infatti lo sono. Vediamo quindi dove ci porta questo in alto. Lì, verso il tesoro. Ok, quindi devo prendere quello che sta nel deserto, giusto? Va bene. Quindi bisogna fare questo sotto, nel deserto. C'è Mr. Quiz ancora una volta, dietro il sipario. Questo non mi ripare che l'ho fatto. Forse una cosa simile ho fatto. Ok. Chi era? KFC. Facilissimo. Però mi sa che ti confondono mettendoti tipo colori di capelli uguali, cose simili. G-Banyan, ovviamente. Ed era giusto. E l'ultimo chi è? Dai, questo è facile. Escanor. Pensavo ti confondessero tipo mettendoli altezza uguale, tipo quando devi riconoscere il Mi tra quei quattro. Invece no. Oh, vediamo un po' dove ci porta questo teletrasporto. Eccolo qua. Yeah! Contro il nemico che dobbiamo affrontare questa volta. Dai. Chi è? Sono curioso, voglio farla a pezzettini con le mie mani. E infatti sono d'accordo al 100%. Un hamburger gigante, che bello. Ma questo è da mangiare, non è da sconfiggere. Sarebbe questo l'hamburger? Non mi pare appetitoso. Ma poco importa, ne farò un sol boccone. Yeah. Mangiamocelo. Ovviamente con contorno di pane, perché se fossero pochi carboidrati. Attacco ovviamente il proditorio, ma sceglie il gioco quale attaccare, quindi... Ok, fatemi fuori anche l'altro, borghese. No! Mi si mangia borghese. Cavoli, e ora? Sì, mi attaccate l'altra fetta di pane. Ok, sono contento che vi piacete, però... L'altra fetta di pane. Dai. Allora... Guarda, se l'attacco proditorio mi attacca... Ok, meno male. Meno male. Ce l'ha fatta ridarcelo, eh. Vai, fallo flambé. Buono. Ok. Bene, cotto a puntino. Quanto c'è di vita? Abbastanza. Che snack ho? Ah, ok, allora un attimo pepiera perché sennò qua finisce male. E poi l'attacco. Attacco proditorio. Ancora una volta. Vedrai che bella indigestione. Grandissimo. Non è digeribile un gatto con tutto il pelo, no? Oh, però là il cuoco cucina che è una bellezza cucina, eh. Ce la fai da Cigi Bagnano che dobbiamo ancora percuotere dove ti ergi? No, e allora? Dai. A certo punto basta. Buoni punti però, molto buoni. Ci stanno tutti. Da non crederci. Invece di mangiare noi un bel hamburger, era l'hamburger che voleva mangiare noi. Vabbè, per fortuna è andato tutto bene. Ecco un piccolo regalo per te, per ringraziarti. No, sì. Era come pattuito. A proposito, hai qualche informazione su Aslofar, il Granduca del Male? Oh, lui? Ho sentito qualche voce al riguardo, ma niente di più. Mi dispiace di non poterti essere più utile. Va bene, ci sta, eh. Non è che per forza deve sapere tutto, però... Piccolo extra, non era male. Vabbè, dai. Oh, bellissima!
Bellissima, certo, salva, salva. E anche questa avventura giunge al termine. Ragazzi, l'episodio di oggi finisce qui. È stato particolare. Devo recuperarmi tutti quanti gli altri punti che non ho fatto. Ci vorrà un'altra mezz'ora buona. Io vi ringrazio ragazzi per aver seguito anche questo episodio di Mitopia. Nel prossimo andremo avanti, cercheremo di capire dove si nasconde il Granduca del Male. Non sarà facile trovarlo, ma ce la faremo. In descrizione ovviamente il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi, e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!